Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima lezione del corso di malattie dell'apparato cardiovascolare, parte del corso integrato di medicina interna specialistica. Io sono il professor Federico Guerra, lavoro presso la clinica di cardiologia e aritmologia degli ospedali riuniti di Ancona e con oggi iniziamo il nostro percorso per quanto riguarda le malattie cardiovascolari con la prima lezione che è la lettura dell'elettrocardiogramma. Sarà una lettura abbastanza condensata in quanto è comunque presente poi in sede di approfondimento con dei corsi monografici. La lettura dell'elettrocardiogramma è fondamentale per l'infermiere per almeno un paio di motivi. Il primo motivo è palese ed è il fatto che è l'infermiere il primo che ha il compito di eseguire l'elettrocardiogramma. E che quindi è il primo che si trova davanti un tracciato. E avere la capacità di distinguere perlomeno i ritmi principali, le alterazioni principali, permette all'infermiere, soprattutto in un setting di urgenza, di far risparmiare molto tempo che, come vedremo, per la maggior parte delle patologie cardiovascolari acute si rivela cruciale. Il secondo motivo è un motivo professionalizzante, cioè l'infermiere che è in grado di capire quali sono i ritmi alterati e quali sono i ritmi normali, è in grado di fare meglio il proprio lavoro ed è in grado di farlo anche in maniera più completa. La regola fondamentale dell'elettrocardiogramma è questa che vedete qua, la regola zero, cioè l'elettrocardiogramma, come tutta una serie di altri strumenti, non è una cosa fine a se stessa. E non è una cosa che il cardiologo o il medico o l'infermiere deve vedere come è sganciato da un contesto, ma ogni elettrocardiogramma corrisponde un paziente. Quindi all'elettrocardiogramma bisognerebbe sempre, come dire, agganciare le notizie cliniche, perlomeno di base, correlate al paziente stesso. Questo perché ci sono una serie di tracciati che poi vedremo brevemente, che da un punto di vista grafico sono assolutamente simili, ma possono sottintendere patologie completamente diverse. Quindi la possibilità di avere a disposizione anche le notizie fondamentali del soggetto a cui si fa l'elettrocardiogramma permette di fare una diagnosi corretta e di evitare cantonate. Per quanto riguarda il posizionamento delle derivazioni, sostanzialmente ci sono 12 derivazioni, l'elettrocardiogramma standard ha 12 derivazioni. Le prime 6 sono considerate derivazioni bipolari, le seconde 6 sono considerate derivazioni uniporari. Queste che vedete sulla sinistra sono le derivazioni bipolari, che sono sostanzialmente quelle che si riescono a recuperare dal posizionamento di 4 elettrodi a livello delle braccia, di solito dei polsi, e delle gambe, di solito le caviglie. E hanno questi nomi di 1, di 2, di 3, AVL, VR, VF, che dopo vedremo. Per quanto riguarda le derivazioni unipolari, invece, ogni elettrodo corrisponde a una singola derivazione. Si chiamano anche derivazioni precordiali, perché sono sul precordio, cioè sulla parete anteriore del torace davanti al cuore. La disposizione, come vedete, in questo caso va sostanzialmente imparata a memoria, in quanto, per esempio, V1 e V2 sono sul secondo spa sul quarto spazio intercostale, sulla parasternale, V4 è sul quinto spazio intercostale e sostanzialmente sulla emiclaveare, V3 è a mezza strada tra V2 e V4, come vedete diagonalmente. E V5 e V6 sono sullo stesso livello di V4, sull'ascellare anteriore e sull'ascellare media, quindi spesso la posizione corretta è molto più interna, molto più sotto l'ascella di quello che si fa in molti reparti, in molti ambulatori. Per quanto riguarda le derivazioni bipolari, qui vedete che ogni derivazione corrisponde a una differenza tra due elettrodi. Per quanto riguarda D1, che va dal braccio destro al braccio sinistro, di 2 che va dal braccio destro ai piedi e di 3 che va dal braccio sinistro ai piedi. Per piedi si intende in realtà l'elettrodo verde, quindi quello della gamba sinistra, mentre quello nero, cioè quello della gamba destra, fa da terra,
serve come punto di riferimento per le altre tre derivazioni che sono AVR, AVL e AVF. In questo caso AVR resta per right, cioè la derivazione che dal centro del paziente guarda verso il braccio di destra. L sta per left, quindi la derivazione che dal centro guarda verso il braccio di sinistra, F sta per feet, cioè la derivazione che dal centro guarda verso in basso, verso i piedi. Per quanto riguarda le derivazioni bipolari, invece abbiamo già detto come vengono messe, mi raccomando V4 sull'M claveare. Molto spesso in questo caso gli errori che si fanno è uno, spostare tutte e sei le derivazioni verso l'alto. Bisogna contare gli spazi intercostali partendo dall'angolo degli Ewis, che si percepisce la palpazione, che è sostanzialmente appena sopra il secondo spazio intercostale, poi con le dita si fa terzo spazio, quarto spazio, qui si inizia a mettere V1 e V2. Altro errore che abbiamo già citato è mettere V5 e V6 più anteriori e più attaccate verso V4. Per quanto riguarda l'elettrocardiogramma di superficie, allora, in questo caso quello che noi vediamo è un'onda, una serie di onde che corrispondono a delle depolarizzazioni, cioè le cellule cardiache hanno una fase di depolarizzazione che porta poi alla contrazione. E a questa fase di depolarizzazione è seguita una fase di ripolarizzazione per riportare i potenziali di membrana allo stato di riposo per permettere un nuovo ciclo. Quindi quello che noi vediamo meccanicamente come sistole, cioè contrazione, diastole, rilasciamento, in termini elettrici si manifesta come depolarizzazione e ripolarizzazione. In questo caso l'elettrocardiogramma di superficie mi riesce a dare delle onde sia per la ripolarizzazione che per la depolarizzazione, che ovviamente seguono le fasi temporali del ciclo cardiaco. Per esempio, ripartendo dalla fisiologia che già sapevamo, sappiamo che il primo gruppo di cellule che nel cuore normale fa il battito, diciamo, si depolarizza e quindi poi è in grado di attivare tutte le altre cellule, è il nodo senatriale. Il nodo senatriale che si trova sul tetto dell'atrio destro, davanti allo sbocco della cava superiore, di quello che nel soggetto normale fa da pacemaker, motivo per cui il ritmo normale del cuore è anche chiamato ritmo sinusale, proprio per indicare un'attività prevalente da parte del seno nodo senatriale. Questo nodo senatriale però poche cellule si depolarizzano per prime, ma sono talmente poche che io l'elettrocardiogramma di superficie non le vedo. Quello che vedo come prima onda, che vedete qua, è l'onda P, cioè l'onda che corrisponde alla depolarizzazione di tutte le cellule che formano gli atri, prima l'atrio destro, poi l'atrio sinistro, ma si depolarizzano sostanzialmente in maniera simultanea. Queste cellule depolarizzandosi mi danno una differenza di potenziale che io registro nel mio elettrocardiogramma come onda P. Perché P, purtroppo, perché questa definizione è stata fatta per prima misura da un gruppo francese, sarebbe stato molto più intelligente chiamarla onda A, uno perché è la prima lettera dell'alfabeto, due perché sono gli atri, quindi anche razionalmente aveva senso, invece siccome questa cosa è stata descritta dai francesi, è stata chiamata onda P, che sta per petit, cioè piccola, e per distinguerla poi dall'onda di depolarizzazione dei ventricoli, che invece è molto più grossa. A questo punto, dopo la depolarizzazione degli atri, abbiamo un rallentamento. Rallentamento che avviene a livello del nodo atrioventricolare. Io vi ricordo che tra gli atri ventricoli c'è uno scheletro che si chiama scheletro fibroso del cuore, che è dove si attaccano per esempio le valvole. Questo scheletro non è in grado di condurre l'impulso, quindi l'atrio e il ventricolo a tutti gli effetti sono sconnessi da un punto di vista elettrico. L'unica zona che permette una connessione elettrica tra gli atri e i ventricoli è il nodo senatriale. Il nodo senatriale però è fatto in modo da rallentare l'impulso che gli arriva dall'atrio, quindi prima di trasmetterlo al ventricolo lo rallenta lievemente.
Questo ha un senso da un punto di vista meccanico, cioè rallentando la conduzione tra l'atrio e il ventricolo, io faccio sì che la sistole atriale avvenga prima della sistole ventricolare. Quindi in qualche modo faccio sì che, contraendo gli atri, contribuisco a fare andare in ventricolo ulteriore sangue. Quindi il ventricolo avrà ancora più sangue durante la sua fase di fine diastole, quando poi si contrae lui avrà più sangue da mandare in circolo. Quindi questo è il motivo sostanzialmente per cui si avviene questo tipo di rallentamento. Rallentamento che nell'ECG a 12 derivazioni si vede come intervallo PQ. Come vedete è piatto, è un'isoelettrica, è un intervallo. Perché in realtà in questa fase non si depolarizza niente, stiamo solo aspettando che il nodo atrioventricolare conduca l'impulso. Dove lo conduce? Al fascio di His, alle fibre di Purkinje. Il fascio di His si sfiocca praticamente quasi subito in una branca destra che va sostanzialmente a trasmettere l'impulso a tutto il ventricolo destro, a parte del setto. E una branca sinistra che a sua volta si divide in una branca anteriore sinistra e una branca posteriore sinistra che vanno a condurre l'impulso a livello del ventricolo sinistro. Questo tipo di conduzione è una conduzione preferenziale, quindi avviene molto velocemente. Quello che succede a livello ventricolare è che si depolarizzano prima il setti, il setto interventricolare, che è quello dove passa sostanzialmente il sistema di conduzione. Poi gli apici dei ventricoli, e qui vedete che inizia ad apparire l'onda di depolarizzazione ventricolare, e poi dagli apici tutte le altre pareti ritornando verso la base. Quindi la conduzione a livello ventricolare in realtà è a tre step: prima si depolarizza il setto, poi si depolarizza gli apici, e poi dagli apici tutte le altre cellule ventricolari. A questo punto io ho costruito quella che è l'onda di depolarizzazione ventricolare, che si chiama complesso QRS. Anche qui ci sono un po' di definizioni che purtroppo vanno imparate a memoria. Innanzitutto si chiama QRS perché a questo punto i francesi decidono di ritornare a un sistema alfabetico. Per quanto riguarda le onde, cioè quale onda è la Q, qual è la R, qual è la S, l'indicazione da seguire è la seguente. L'onda R è la prima onda positiva, cioè che io vedo al di sopra dell'isoelettrica, in tutto il complesso. Di solito è molto grossa, la vedete qui, è a punta, si vede molto bene, è la cosa più facile da distinguere in un elettrocardiogramma, l'onda R. L'onda S è la prima onda negativa che segue la R e la Q è la prima onda negativa che precede la R. Come vedete in questo caso, la prima onda positiva che vedo qui la chiamo R, questa dopo si chiama S e questa prima si chiama Q. Nota, non è necessario che siano tutte e tre presenti, perché soprattutto in alcune derivazioni ci può non essere, anzi nella maggior parte delle derivazioni un'onda Q non c'è, in alcune derivazioni ci può essere solo la R e una S piccolina, in altre derivazioni ci può essere addirittura solo la S e una R molto piccolina. Quindi la denominazione che vi ho appena accennato serve proprio ad evitare di fare confusione lavorando su cosa viene prima e cosa viene dopo. A questo punto è finita la mia fase di depolarizzazione, ho depolarizzato praticamente tutto il cuore, le cellule devono sostanzialmente utilizzare ATP per far rientrare ioni all'interno delle cellule la stessa e ridare un potenziale di riposo. Quindi parte la fase di ripolarizzazione. Nel soggetto normale la fase di ripolarizzazione avviene esattamente nello stesso ordine che vi ho detto per la depolarizzazione. Quindi prima gli atri, poi i ventricoli. L'unica cosa, diciamo, differente è che io la ripolarizzazione atriale all'elettrocardiogramma non la vedo. Perché da un punto di vista temporale la ripolarizzazione atriale avviene durante il complesso QRS, contemporaneamente. Ma siccome le cellule ventricolari che si depolarizzano sono molte di più, i ventricoli sono molto più grossi,
delle cellule atriali che si ripolarizzano. Io la ripolarizzazione atriale nell'elettrocardiogramma non la vedo. Cosa vedo? Vedo la ripolarizzazione ventricolare, che avviene ovviamente dopo il QRS e che si chiama onda T. Questo è il ciclo di base, da un punto di vista elettrocardiografico, in un soggetto sano. A questo punto ho questo tipo di tracciato, sono già in grado di dare un nome alle varie onde e sono anche in grado di dare un nome agli intervalli, cioè al tempo che avviene tra una, diciamo, tra un evento come quelli che vi ho appena detto e l'altro. Anche qui purtroppo alcune cose vanno imparate a memoria. Per esempio, l'intervallo PR va dall'inizio della P all'inizio del QRS, sostanzialmente comprende al suo interno la P. Questo intervallo rappresenta il tempo che ci mette il mio impulso ad arrivare da dove? Dal nodo sinoatriale dove è stato generato, quindi dall'inizio della P al ventricolo. Un allungamento dell'intervallo PR, e lo vedremo successivamente, porta a una condizione chiamata blocco di primo grado, dove c'è un ritardo da parte del nodo atrioventricolare a trasmettere l'impulso ai ventricoli. Altra cosa. Per esempio, quanto riguarda l'ST, che vedremo per esempio importantissimo per quanto riguarda la diagnosi delle sindromi coronariche acute, l'ST è un'isoelettrica, cioè nel soggetto normale è piatto, è allo stesso livello della non attività cardiaca e va dalla fine del QRS all'inizio della T. L'intervallo QT, che spesso viene per esempio misurato per andare a valutare la stratificazione del rischio aritmico in soggetti, soprattutto che fanno alcuni tipi di terapia che possono intervenire sulla ripolarizzazione ventricolare, quindi rendere il ventricolo in qualche modo più sensibile, più facilmente colpibile da aritmie anche fatali, va dall'inizio del QRS alla fine della T. Quindi questi qui purtroppo vanno in qualche modo imparati a memoria perché, come vedete, in qualche intervallo sono comprese le onde, in qualche intervallo sono escluse. In linea di massima, quando vedete segmento, le onde sono escluse, quando vedete intervallo, le onde sono comprese, ma non è. Due dritte per quanto riguarda la registrazione. Allora, la registrazione standard avviene su carta millimetrata, ovviamente se avete dei sistemi automatici che vi fanno un rendering online, comunque c'è la carta millimetrata. Lo standard sono 25 mm al secondo di velocità della carta e 10 mm per millivolt per quanto riguarda l'ampiezza dei complessi. Di base sui vari elettrocardiografi, se li accendete, tra virgolette, queste sono le impostazioni di stadio default. In alcune condizioni può essere più o meno utile, soprattutto andare a lavorare sull'ampiezza. Se io ho pazienti con complessi QRS molto molto piccoli, posso andare ad aumentare l'ampiezza per rendere più facile all'operatore riuscire a vedere proprio le onde. Di base, elettrocardiogramma standard a questi settaggi. Con questi settaggi io so che un quadratone grosso della carta millimetrata corrisponde a 0,20 secondi, quindi a un quinto di secondo, 5 quadratoni sono un secondo. Di conseguenza un quadratino piccolo, questi che vedete qui, è 0,04 secondi. Ve lo dico perché in questo modo è possibile andare a valutare gli intervalli in termini di tempo che vedevamo nella slide precedente. Da un punto di vista pratico, la lettura dell'elettrocardiogramma è un'arte e non è assolutamente il mio obiettivo quello di darvi una visione completa e globale di una cosa estremamente complessa e dettagliata che spesso richiede anni per essere maneggiata con sicurezza. Quello che è importante però dell'elettrocardiogramma è che anche a livello base ci sono dei metodi, e questo è quello che di solito usiamo noi per, diciamo, come entry level,
far sì che il soggetto con poca esperienza nel tuo dell'elettrocardiogramma, ma che segue poche regole, poi vedete anche abbastanza stupide, riesce comunque a fare una buona diagnosi elettrocardiografica. Il metodo che vi presento è il metodo dei 5 step, e gli step li vedete qui e sono sostanzialmente rate, cioè la frequenza cardiaca, rhythm, cioè il tipo di ritmo, l'asse elettrico del cuore, la valutazione degli intervalli e la valutazione della ripolarizzazione. Il metodo è importante nel senso che soprattutto all'inizio, l'andare a fare passo passo ognuno dei 5 step permette di fare innanzitutto una buona diagnosi, anche se magari generica, ma soprattutto di non prendere cantonate, che è la cosa invece che succede molto spesso quando uno va a vedere l'elettrocardiogramma, va a cercare un po' le cose più evidenti e spesso perde invece quelle più importanti. Per quanto riguarda il primo step, cioè la frequenza, allora qui ci sono varie tattiche. La tattica vecchia è fare una strip di 6 secondi e andare a vedere 10 secondi, scusate, andare a contare sostanzialmente i QRS. Poi si moltiplica per 6, viene 60 secondi, quindi ciò i battiti al minuto. Molto scomodo, richiede una striscia lunga, richiede tempo, però è quello che fanno sostanzialmente le moderne telemetrie in automatico. Oppure si può usare, vedete, questo serie di numeri per darmi una buona idea, cioè io mi cerco un QRS che mi arriva praticamente su una linea grossa, cioè all'inizio di uno dei box grossi dove ho le linee più spesse e inizio a contare i box. Per esempio in questo caso, vedete a sinistra, io inizio a contare i box, cioè 300, 150, 175, c'è un altro QRS. I due QRS sono a 4 box di distanza, vuol dire che il soggetto va a 75 battiti al minuto. 5 box di distanza, come vedete più a destra, sono 60 battiti al minuto, poi 50, 43, 38. Questo tipo di sistema è molto comodo perché permette di avere una stima della frequenza non accurata ovviamente al 100%, ma subito molto velocemente. Vedo un paziente che va con i suoi QRS a 3 quadratini di distanza, vado a vedere, va a 100 battiti al minuto, andrà probabilmente a 105, poi andrà a 95. È un'approssimazione ovviamente, ma mi permette di avere un'idea diciamo, in termini immediati. Per quanto riguarda il ritmo, allora in questo caso ci sono da fare alcune domande. Prima cosa è se vediamo le onde P. Questo è basilare, perché come abbiamo detto, nel ritmo sinusale, cioè nel ritmo normale, io ho la presenza di un'onda P, come vedete nella prima strip, che segue, vedete, a cui segue un QRS, a cui segue un'onda T. Cioè, se va tutto bene ed è tutto come abbiamo detto prima, io ho per ogni ho le onde P, e poi, seconda domanda, ho un QRS dopo ogni onda P. Quindi mi si diciamo, moltiplica il grafico che avevo visto prima. Quindi avrò le onde P, avrò PQRST, PQRST, PQRST e così via. Altra cosa da vedere è se le P sono potenzialmente compatibili con un ritmo sinusale. Cosa intendo? Se ci ricordiamo, il ritmo sinusale avviene perché si depolarizzano le cellule del nodo sinoatriale, quindi dall'alto, da dove è situato il nodo sinoatriale, l'altro si depolarizza dall'alto verso il basso. Io dovrei avere un ritmo in cui le P sono, e vediamo dopo perché questo succede, sostanzialmente positive, come vedete nella prima strip, nelle derivazioni che guardano verso il basso. Le derivazioni che guardano verso il basso sono di 2 dal braccio destro alle gambe, di 3 dal braccio sinistro alle gambe, come abbiamo detto, e AVF dal centro del paziente alle gambe. Queste tre derivazioni guardano tutte verso il basso e quindi la mia onda di depolarizzazione che va dall'alto verso il basso è contestuale alla direzione di queste derivazioni e quindi io vedo
quello che succede come positivo sull'isola elettrica di quello che vedete qua. Nella strip invece che vedete in questa slide in basso, potete notare come per esempio io ho la presenza di onde P, ma non ho un'onda P per ogni QRS e gli intervalli tra le onde P soprattutto non sono costanti. Quindi io posso già dire che non è ritmo sinusale. C'è qualcosa che non va, addirittura già solo con queste quattro domande posso iniziare a parlare di un blocco, cioè non tutte le P si traducono in un QRS, il che vuol dire che non tutte le attivazioni atriali si traducono in un'attivazione ventricolare. Altre cose, molto spesso si possono vedere P di dimensioni particolari o di forme particolari. In linea di massima, nel soggetto normale, vedete per ogni derivazione una sola forma, una sola morfologia, si dice, di onda P. Se ne vedete diverse, come è il caso della prima strip, dove vedete ci sono le P dopo ogni QRS, almeno per gli ultimi tre, sui secondo e il terzo non sono sicuro, 4, 5, 6 sicuramente. Vedete che la morfologia della P cambia. In questo caso potrebbe essere che la zona di cellule atriali da cui parte l'impulso per quel battito cardiaco non è sempre la stessa e quindi il mio atrio si depolarizza in maniera diversa. Altra cosa, onde P molto larghe, come vedete nella seconda diapositiva, con un'incisura, un notch in punta, vedete che come se fosse qualcuno avesse portato via un pezzettino, di solito sono contestuali con un allargamento dell'atrio. Terzo punto, l'asse. In questo caso ci sono delle metodiche estremamente complicate. L'unica metodica semplice che in realtà serve soprattutto per vedere se l'asse è normale o se è alterato è quella che vi propongo. Sostanzialmente nel grafico che vedete a sinistra avete tutte le derivazioni e l'angolo in cui guardano. D1, che questa è lo 0, vi ricordo, guarda dal braccio destro al braccio sinistro, quindi a tutti gli effetti guarda verso sinistra, ok? Una derivazione orizzontale che guarda da destra a sinistra. AVF, quella che vedete in basso a più 90, è quella che guarda al centro del paziente, ai piedi. Di norma un asse elettrico normale è un asse elettrico che è corrispondente al quadrante tra D1 e AVF, cioè un asse elettrico tra 0 a più 90 è un'approssimazione, in realtà non è proprio così, è da meno 15 più 90, però per, diciamo, semplificazione, un asse elettrico che cade da 0 a più 90 è un asse elettrico normale. Come faccio a vedere se il mio paziente ha un asse elettrico normale o no? Devo vedere D1 e AVF. Se D1 è positiva, come caso per esempio di questo elettrocardiogramma, allora vuol dire che l'asse elettrico, cioè l'onda di depolarizzazione del mio cuore va nella stessa direzione di D1, quindi abbiamo detto da destra a sinistra. Se AVF è positivo, vuol dire che l'asse di depolarizzazione elettrica del cuore va nella stessa direzione di AVF, quindi dall'alto verso il basso. Quindi in un elettrocardiogramma con D1 positivo e AVF positivo, ho un asse elettrico che mi va da destra a sinistra. D1 positivo dall'alto in basso perché AVF positivo, sono già nel quadrante buono, cioè questo infero sinistro, e posso dire che il paziente ha un elettrocardiogramma con un asse normale. Nell'esempio che vediamo qui a destra, in realtà AVF, come vedete, è negativo e quindi in questo paziente l'asse elettrico cardiaco è vero che mi va a sinistra. Ma essendo AVF negativo, l'asse elettrico cardiaco è verso l'alto invece che verso il basso. Quindi sono nel quadrante tra 0 e meno 90 e posso parlare di un asse elettrico anormale. Nello specifico posso parlare di una deviazione assiale sinistra.
altri metodi più complessi, ma li vedremo eventualmente in altra occasione. Per quanto riguarda gli intervalli, in questo caso la cosa è abbastanza semplice perché basta andare a contare i quadratini. Vi ricordo un quadratino piccolo 0,04, un quadratino grosso 0,20. Intervalli di normalità per quanto riguarda l'intervallo PR sono da 0,12 a 0,20 secondi, quindi da 3 a 5 quadratini piccoli. Vi ricordo che nell'intervallo PR è compresa tutta l'onda P. Per quanto riguarda il complesso QRS come durata, il complesso QRS di base dura meno di 0,12 millisecondi, quindi da 1 a 3 quadratini. Per quanto riguarda il QT, i valori normali di QT di solito sono sotto 44 millisecondi, ma c'è da dire che per il QT è un po' più complesso perché il QT spesso deve essere corretto per la frequenza cardiaca. Si parla in questo caso di QTC, cioè di QT corretto, e varia dai maschi alle femmine. I valori normali attualmente da linea guida sono sotto 4,50 nei maschi, 4,60 nelle femmine. Ma anche qui può cambiare a seconda della frequenza e quindi va corretto con una formula che non è necessario andare a vedere adesso. Per quanto riguarda la repolarizzazione, quindi quinto passaggio e anche ultimo, in questo caso si va a vedere l'intervallo ST. E in questo caso non è una cosa quantitativa, ma è una cosa qualitativa, cioè si va a descrivere come si modifica l'ST e anche come si modifica la T, quindi tutta la parte di repolarizzazione e nelle derivazioni che vado a vedere. Questo perché mentre abbiamo detto che l'ST è sull'isoelettrica ed è piatto, ci possono essere delle condizioni in cui il tratto ST è sopra slivellato, quindi è sopra l'isoelettrica, come vedete al centro della figura. In alto a destra si parla di ST sopra slivellato o elevazione del tratto ST, oppure posso avere un ST sotto slivellato, cioè al di sotto della linea isoelettrica. Questo è importantissimo soprattutto per quanto riguarda la sindrome coronarica acute, perché per esempio un ST sopra slivellato, e lo vedremo nella lezione specifica, può essere, come dire, quasi l'unico segno di un certo tipo di infarto miocardico che si chiama per l'appunto STEMI, cioè ST elevated, ST sopra slivellato, myocardial infarction, che necessita di un workup e di un trattamento particolare. Allo stesso modo l'ST sotto slivellato può essere anche questo la spia di una sindrome coronarica acuta e che va trattato in diversa maniera. Quindi, arrivare soprattutto su questa ripolarizzazione a una diagnosi, a un sospetto diagnostico il prima possibile, già per esempio in pronto soccorso durante il triage fatto dall'infermiere, può far risparmiare tanto tempo. Per quanto riguarda l'onda T, cosa che non abbiamo detto, ma di solito il verso dell'onda T è contestuale al QRS, quindi se un QRS francamente positivo con una R predominante, la mia T sarà positiva, posso avere delle variazioni anche della T. Per esempio posso avere una T molto stretta appuntita, che spesso è espressione di un problema elettrolitico, molto spesso un'ipercaliemia. Posso avere una T invertita, cioè la cui polarità è il contrario, come vedete qui sotto ischemia, del QRS, nel qual caso è un equivalente anche qua di ischemia e quindi spesso di sindrome coronarica acuta. Posso avere una T piatta, posso avere una T piatta oppure un po' stirata, come vedete per esempio qui nel quarto esempio, dove spesso quello che ho alle spalle è un'ipertrofia, per esempio ventricolare sinistra, con un iniziale danno da sovraccarico. La morfologia della T è molto meno codificata del tratto, quanto riguarda la morfologia del tratto ST, però mi può dare anche qua diverse condizioni che possono essere diverse da paziente a paziente, che possono essere anche, diciamo, elettrocardiogrammi simili con onde T con alterazioni simili per patologie diverse. Quindi, soprattutto per quanto riguarda questo quinto punto, è importante l'anamnesi clinica.
E con questo finisce la nostra lezione di base di lettura dell'elettrocardiogramma e ci vediamo per la prossima lezione. Grazie a tutti.